Bentornati Radio Radio by Night Roma, bentornati a chi ci segue dalla radio ma anche a chi ci segue dalla nostra pagina Facebook by Night Roma Live Social Radio Show. E proprio di sociale, di socialità andiamo a parlare questa sera, come spesso succede ai nostri microfoni di Radio Radio by Night Roma qui a Live Social, e parliamo insieme ad Andrea Pellegara. Ho detto giusto, Pellegara, Luisa Mostile e Carina Gregori, buonasera. 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 Che sono rispettivamente presidente Andrea, vicepresidente Luisa e laureanda educatore professionale di comunità Carina dell'associazione Pontieri del Dialogo. Chi mi parla un pochino di Pontieri del Dialogo? Luisa. Pontieri Luisa, del Dialogo vai. È un'associazione di escursionismo che usa le gambe per incontrare comunità etniche o religiose, in quanto lo slogan della nostra associazione è in cammino verso una società aperta alle differenze. Questa idea in realtà prima era un progetto, è diventata un'associazione nel 2015, quindi circa tre anni fa. Era un progetto all'interno di una federazione di associazioni che si chiama FederTrek, che riunisce una trentina di associazioni escursionistiche. Noi siamo nati con un progetto, appunto, come diceva Luisa, in cammino verso una società aperta alle differenze, con l'idea di usare il camminale proprio come strumento di dialogo. Io vado incontro a qualcuno camminando, sono io che decido di incontrare qualcuno, non solo comunità, come ha detto Luisa, geografiche o religiose, ma per esempio anche l'inclusione delle disabilità. Con noi possono camminano tutti quelli che hanno disabilità anche di tipo motorio, che potrebbero, certo, anzi costituiscono evidentemente un ostacolo. Utilizziamo in questo caso delle carrozzelle speciali che si chiamano Jolette, attraverso le quali è possibile andare anche su sentieri di montagna di non semplice percorrenza. Uno dei progetti di cui parleremo, che sono i Passi Accanto, che sono una camminata lungo uno dei cammini storici italiani, che è il Cammino di San Benedetto, che stiamo facendo da Norcia a Monte Cassino. Abbiamo diverse persone non vedenti che vengono con noi e fanno 120, 150, 200 chilometri, e vengono con noi perché è giusto che tutti insieme possiamo camminare. Tra l'altro nascono tante amicizie, perché poi la voglia di aiutare gli altri, esce anche questo altruismo che secondo me è insito nell'uomo, si apre perché camminando poi si incontrano altre persone, è un modo di socializzare, e anche il valore che si ha verso il cammino è fortemente sociale per quanto riguarda la nostra associazione, perché non vediamo mai come il cammino come un qualcosa di agonistico o podistico, ma bensì come uno strumento proprio per allargare gli orizzonti, certo, in tutti i sensi. È una sorta un po' di preparazione anche personale, si sta a contatto con la natura, si apre un pochino se stessi al mondo per poi essere, ecco, predisposti nel momento in cui c'è l'incontro, certo, alla fine del viaggio. Esatto. Proprio, sì. Anche perché quando si incontra qualcuno, il cammino aiuta anche a pensare, no? A pensare su se stessi, sì, ma anche a pensare agli altri. E quindi quando si incontra poi la comunità è molto diciamo più festosa, sapendo che ci hai messo del tuo per venire a trovarla. Questo tipo di camminate particolari abbiamo chiamato Ethno Trek, e abbiamo incontrato tantissime comunità, la comunità per esempio islamica alla Grande Moschea, ma in altre moschee a Roma. Abbiamo incontrato la comunità Sikh sia a Roma che anche nell'Agropontino, abbiamo incontrato la comunità buddista, la comunità induista, la comunità ebraica in più e diverse occasioni a Roma. E diciamo che, ecco, questa forse è una cosa che pochi conoscono, ma a Roma noi abbiamo personalmente censito 90 luoghi di culto non cattolici, e probabilmente ce ne sono anche di più. Questo fa capire
considerando che Roma ha circa 1000 chiese cattoliche, che il 10% dei luoghi di culto è non cattolico, in una città come Roma, che si penserebbe essere la sola culla della religione cattolica, per esempio. Ecco, questa vocazione, diciamo, interculturale e interreligiosa di Roma è un aspetto importante, perché il poter incontrare e conoscere diverse comunità migliora naturalmente anche la coesione sociale che ci deve essere all'interno della società. Noi vogliamo cercare di colmare le differenze che nella società si vengono a creare. Si vengono a creare fra comunità etniche o religiose, si creano anche, ed è appunto per esempio il progetto dei passi accanto, quando invece andiamo a incontrare quelle che si chiamano i territori, le aree interne dell'Italia, spesso completamente dimenticate, invece luoghi di tesori artistici, culturali, naturalistici straordinari. È vero. Per quanto riguarda invece gli altri progetti, c'era i passi accanto e poi c'era un altro progetto. Sì, allora i progetti che noi seguiamo sono annualmente noi abbiamo un trekking interreligioso che un po' vuole essere il raccordo tra vari momenti con le comunità interreligiose della nostra città, quindi un momento un po' speciale di camminata, anzi siamo riusciti anche a fare una 24 ore di camminata in tutta la città qualche edizione fa, in cui abbiamo veramente siamo andati a conoscere vari luoghi di accoglienza anche di varie di diverse religioni. Un prossimo progetto, oltre ai passi accanto, che per noi è un progetto insomma molto importante perché ricorda una nostra amica socia fondatrice della nostra associazione che è venuta a mancare l'anno scorso e che teneva molto a questi territori, e quindi noi abbiamo voluto comunque non ricordarla una volta, ma ricordarla N volte, proprio perché lei aveva questa idea su questo territorio. Invece il progetto che ci vede diciamo protagonisti anche nell'immediato sarà il 23 settembre di quest'anno. Parteciperemo alla Via Pacis, che è una mezza maratona interreligiosa organizzata dalla FIDAL, aperta a tutti i soci, i nostri soci, ma anche non, che avremo la possibilità di veramente dialogare, di avere un accordo più vicino con le comunità della nostra città. E camminare con noi sarà un piacere, anche un modo per stare insieme, fare vivere questo momento in maniera anche diversa, perché saranno 5 chilometri, quindi diciamo una possibilità per tutti. Sì, insomma, esatto, insomma una passeggiata fattibilissima. Esatto, e noi faremo sia un gruppo che camminerà e un gruppo che invece avrà desiderio invece di vederla in maniera più podistica, quindi 5 chilometri di corsa. Quindi divideremo in gruppo, quindi siete tutti invitati a partecipare ad iscriversi a questo evento, perché insomma i puntieri del dialogo vi aspettano. Volevo fare una domanda giustamente a Carina e ti volevo chiedere, allora, educatore professionale di comunità, quindi di che cosa ti occupi all'interno dell'associazione e perché? Allora, io sono venuta a conoscenza di questa associazione poiché sto svolgendo una tesi di ricerca per la tesi di laurea, che è concentrata più sulla paura della cultura e religione arabo-islamica. E quindi io come educatore diciamo che sono più una figura che viene a costituire un punto di riferimento per tutte le persone che hanno difficoltà sia a livello motorio che che altri a livello anche psicologico, sì, insomma proprio nell'affrontare questo tipo di... E diciamo che attraverso questa associazione, che comunque collega sia il trekking che anche lo spirito di collegare culture o religioni differenti, comunque mi sembrava opportuno e anche desideroso di conoscere questa attività. Noi vorremmo abbattere i pregiudizi. Noi non siamo noi mai a parlare della comunità o quello che fa la comunità, ma è la comunità stessa che si presenta e parla di sé, che è la cosa migliore, perché poi ognuno di noi può avere delle idee, può appartenere alle regioni diverse, e quindi di conseguenza sarebbe per noi riduttivo, no, poter raccontare. Sono le comunità stesse che si raccontano e c'è una possibilità, insomma, ognuno
mano di raccontare la propria storia. È anche facilissimo iscriversi alle varie escursioni, alle varie proposte ed eventi che proponiamo attraverso un sistema online, che anche da smartphone con pochi dati facilissimamente ci si può iscrivere. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi ai nostri microfoni, spero insomma di riavervi prestissimo. Grazie a voi. Grazie a voi. E salutiamo anche tutti gli altri componenti dell'associazione Pontieri del Dialogo. Il video è presentato da Bernie Web Agency.